Buongiorno e buona giornata e buon mercoledì 27 maggio 2020. Ci avviciniamo a grandi passi a giugno. E a proposito di questo, non so se mi sono espresso già riguardo, ho un grande timore io per le spiagge libere, non solo qui a Trani, ma in generale. Difatti, spero tanto che l'ospedaletto che io frequento come paziente organizzi il progetto del mare e almeno vado con loro al Lido, che è un po' più sicuro, diciamo. A parte questo, per quanto riguarda la Bundesliga ieri, io sono veramente deluso, troppo deluso dal Borussia Dortmund, che ha avuto quasi 50 minuti nel secondo tempo per provare a pareggiare, non ci è riuscita. Onore e merito al Bayern Monaco, che per giunta doveva avere anche un calcio di rigore, quindi questo per il big match delle 18:30 di ieri. In serata, molto sorpreso anche dalla dura sconfitta dell'Everkusen in casa contro il Wolfsburg. Grande partita tra Eintracht Francoforte e Friburgo, 3-3 risultato finale. 0-0, se non mi sbaglio, invece tra Werder Brema e Borussia Mönchengladbach. Diciamo che in zona Europa League, ultimi posti Champions, la corsa è ancora viva. Poi ho controllato proprio questa mattina, la Bundesliga finirà a fine giugno, quindi potremmo divertirci ancora un altro po' nel vedere le partite. Poi sempre per quanto riguarda le partite, ho continuato la mia prima stagione sulla panca del Salisburgo in Austria. E seppur qualche sconfitta di mezzo, sto ancora lì al primo posto, seppur di un solo punto di vantaggio nei confronti del Rapid Vienna, secondo a 52. Io sono primo a 53 punti, poi finalmente ho giocato anche la Coppa Nazionale, prima sfida in gara secca contro l'Austria-Vienna, vinta con tanta fatica e rimonta per 2-1. Ora mi aspetta la semifinale, non mi ricordo ora contro chi. Ho preso anche diversi giocatori dal vivaio. Mi pare almeno 5-6 giocatori. Come ogni squadra, sia nel calcio vero che in quello virtuale, purtroppo ci sono gli infortuni. Difatti, ho perso per almeno un mese e mezzo o due il mio capocannoniere Janko. E niente, quindi anche oggi, giornata bella di sole, diciamo che. Io un po' così così, credo sia una cosa così passeggera, un po' di mal di pancia, quindi niente. Per il resto, oggi mi attende l'ultima lezione del corso di Legambiente Trani dedicato all'alimentazione. Perché è importante anche mantenerci sani con l'alimentazione, variarla soprattutto. Io vi auguro buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, su Facebook trovate oltre al mio profilo la mia pagina Deluxe Television, anche la mia nuova paginetta di Zecca Pronostici Calcio Deluxe, dove insomma do un mio punto di vista, un mio pronostico su varie partite, quindi ho letto per quanto riguarda le sfide di oggi della Bundesliga, la sfida tra Lipsia e Hertha Berlino potrebbe partire titolare l'ex Milan e Genova, Christoph Piontek, spero per lui, però spero anche che Lipsia vinca perché è una squadra davvero
molto, molto competitiva nell'ultima gara di campionato che ho visto pochi giorni fa, nella super vittoria in casa del Magonza per 4-5-0, non mi ricordo bene. Bene, di nuovo grazie a tutti, i miei canali li conoscete, anche se principalmente la mia attività, in primis YouTube e Facebook. Ora, quando mi va di condividere qualcosa su Instagram e Twitter, lo faccio e niente, ci si becca poi quando la possibilità e ne ho voglia. Buona continuazione e mi raccomando, il vostro Nicola De Lucia è sempre con voi e anche voi con me. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ciao, alla prossima. Ciao.